diretta con nome illustre. Benvenuti ragazzi, 22, grazie, 22 tra maschi e femmine presenti ora nei nostri studi. Dunque, sono accompagnati dalla professoressa Medis, hanno un importante e delicato progetto a cui stanno lavorando. Dunque, oggi siete qui per parlare del vostro giornalino scolastico. Come si chiama e che impostazione gli avete dato? Sì. Ciao a tutti, sono Alessandro. Il giornalino dell'istituto si chiama Quelli della Tusi, non solo alberghiero. E come si pensa tutti i giornali che hanno una redazione fissa, non è vero. Questo raccoglie gli articoli scritti dai ragazzi di tutta la scuola e poi vengono visionati dalla professoressa Paola De Crittis, che saluto se ci sta ascoltando, e che è la direttrice, è la direttrice responsabile. Questo giornalino è nato nell'anno scolastico 2000-2001 e diciamo che con grande entusiasmo da parte di tutti gli alunni, anche dei docenti, abbiamo pubblicato 16 edizioni e tra poco uscirà anche la 17esima e vi invitiamo ad andarlo a vedere sul sito della scuola. Lo faremo senz'altro. Dunque, la vostra scuola aderisce ai percorsi proposti dall'assessorato alle politiche educative di Roma Capitale, al progetto di educazione stradale che il Ministero Infrastrutture e Trasporti svolge nelle scuole in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana. Dunque, so che parlate spesso di sicurezza stradale a scuola, nei vostri progetti. Allora, nella nostra scuola comunque... Alfredo. E un gran numero di studenti utilizza microcar, automobili e motorini, quindi abbiamo pensato che comunque la partecipazione a diversi eventi sulla sicurezza stradale potessero fornire una sorta di campagna di sensibilizzazione dei studenti, comunque in modo che potessero praticare un uso più corretto e consapevole dei propri mezzi per evitare il sopraggiungere di già tanti eventi che avvengono ogni giorno di imprevisti che ci sono intorno a noi, magari non aumentarne comportandoci in modo non corretto. Ti hanno avuto effetto? Sì, corsi? Abbiamo notato un ottimo interesse, un'ottima risposta da parte di tutti gli studenti, comunque si sono interessati alle singole attività. Dunque, la vostra sensibilità, possiamo dire, collettiva, che è una cosa molto preziosa e importante da gestire, perché quando si vive insieme un evento, soprattutto quando si è giovane, ha un effetto importante sulla propria vita, di più che se lo si vive da soli in qualche modo.